Bellissima manifestazione che ormai giunge, è giunta la sua quarta edizione. Abbiamo iniziato 4 anni fa in epoca dell'Expo a Milano parlando di nutrizione, malattie renali. Abbiamo proseguito poi a Genova con una visita all'Acquario di Genova e una conferenza su malattie renali e sport, attività sportiva. L'anno scorso siamo stati a Torino al Museo Egizio e oggi siamo qua a Venezia per questa 2 giorni veramente intensissima, che tra l'altro ha visto una partecipazione estremamente numerosa. È impressionante vedere quanti siamo e anche l'allegria così e la voglia di stare insieme che c'è. Quindi staremo insieme per visitare Venezia, per visitare Murano, ma anche poi ci raccoglieremo per un paio d'ore a parlare questa volta anche di aspetti psicologici della malattia renale cronica e della sua gestione e di come poi i bambini e le loro famiglie vivono tutti i giorni questa realtà. Grazie intanto Bianca, Andrea, per essere sulla panchina della verità qui a... in Laguna, una verità che a volte è un po' scomoda, soprattutto quando si tratta di sopportare 2 storie di vita diversa, ma più che di sopportarle, di aiutarle, e più che di aiutarle, di vivere accanto ad esse. Ci raccontate la vostra storia, la storia della vostra famiglia, la storia dei vostri figli? Noi abbiamo scoperto di avere una forza che non pensavamo di avere, perché intanto nei momenti di difficoltà abbiamo scoperto che riusciamo a compattarci. I momenti di difficoltà sono iniziati quando i nostri bambini hanno iniziato ad avere dei problemi di salute, e che all'inizio non si riusciva a diagnosticare. Caterina, Pietro. Sì, abbiamo iniziato con Pietro in realtà. Pietro aveva sempre la milza grossa e i medici non riuscivano a capire quale fosse il motivo. Poi finalmente, dopo diverse peripezie, ci hanno chiesto: fateci vedere anche la sorellina. Allora in quel caso si sono accorti che aveva dei problemi al fegato, questo al Bruzzo, a Cagliari. Sì. All'ospedale Bruzzo. Sì, quindi avevano fatto una ipotesi di una diagnosi al 50%, e avevano diagnosticato la sindrome di Caroli. Ero piccola, stavo male con delle visite e poi non si è capito subito cosa avessi. Infatti prima mi hanno diagnosticato un'altra malattia. Appena avevamo scoperto, avevamo iniziato una dieta rigidissima che tipo durata tutte le elementari. Quindi io sapevo già da piccola cosa dovevo mangiare e cosa non dovevo mangiare. Dopo diversi anni, che ormai eravamo praticamente tranquilli, seguiti a Cagliari, abbastanza tranquilli, è stata male Caterina, stava entrando in prima media, sì. Era in prima media, ha iniziato ad avere debolezza, molta, molta, molta debolezza, sveniva in classe e siccome aveva da poco fatto un ricovero di controllo, noi non capivamo che cosa potesse avere. E praticamente aveva le varici, le si erano aperte le varici nell'esofago e quindi perdeva sangue e quindi era molto anemica. A dicembre è successo che è stata malissimo, mi sentivo sempre male a scuola e mi sentivo svenire, quindi ho chiamato un sacco di volte e sono mancata un sacco anche per quanto riguarda lo sport, perché
comunque a novembre stavo benissimo, facevo sport, invece a dicembre mi sono stata a stare male e non si capiva, avevo sempre la febbre bassa di sera, ero debolissima, che quando mia madre non ha chiamato l'ospedale ha deciso di anticipare i controlli. A quel punto noi su internet abbiamo cercato appunto rene policistica, come fanno tutti i genitori, abbiamo scoperto che c'era l'associazione, l'AIRP, abbiamo telefonato e abbiamo in quel caso conosciuto Luisa, perché noi eravamo a Cagliari e nessuno sapeva niente di questa malattia. Abbiamo trovato delle persone che hanno capito subito quello che stavamo vivendo. Per noi eravamo terrorizzati perché nessuno ci dava una risposta. Invece quando abbiamo conosciuto Luisa, Luisa ha saputo subito di che cosa stavamo parlando e ci ha immediatamente detto: fermi, vi do io le persone, vi dico io a chi vi dovete rivolgere, chi sono le persone veramente in grado di prendere in carico la vostra situazione. Per me non è così tanto un problema, ogni tanto la faccio l'eccezione, cioè l'unico svantaggio che mi dà è che non posso mangiare certe cose e che ogni tanto mi ricoverano a Roma, ma quello non è un problema. Pietro aveva sempre la milza ingrossata e questo già da quando era neonato, però facevano le visite, ci dicevano ma sì, quando i bambini piccoli è normale che abbiano la milza ingrossata, aspettiamo, vediamo cosa succede. Col passare del tempo abbiamo sempre approfondito sempre di più le analisi. C'è stato un periodo per esempio che pensavano che avesse la fibrosi cistica. Io sono abituato, ormai non mi ricordo manco più che saprà il prosciutto. Come può un papà o una mamma, ve lo chiedo da genitore, far sentire a suo agio un figlio, soprattutto nel periodo della crescita, 14 anni l'uno e 11 anni, 11 anni l'altro? Come può un padre e una madre, diciamo così, dare quel senso di ovattato, ma di invisibilmente ovattato, soprattutto nei confronti degli altri compagni? Ma noi abbiamo cercato, intanto loro, i due bambini facevano sport, quindi abbiamo cercato di fargli continuare, di fargli avere una vita il più possibile normale. E Caterina faceva pallavolo, però abbiamo dovuto cambiare perché con la patologia che aveva non poteva prendere colpi, non poteva avere dei traumi. Per cui abbiamo fatto una ricerca degli sport che potevano, degli sport che non che poteva piacere. Questo è proprio per non farli abbandonare del tutto una. E lì siamo arrivati alla canoa. Che le piace. Che poi, è una sorta di simbolo anche di quello che lei fa ogni giorno, cioè cercare di rimanere a galla, di fare strada, di fare mare, di guadagnare anche controcorrente la salute. Sì, è anche un simbolo, anche perché lei è passata anche da uno sport di squadra a uno sport individuale. Secondo me, per tanti motivi, lo sport individuale è anche più, diciamo, più impegnativo anche dal punto di vista mentale. Questo è anche secondo me una buona palestra. Vi dà il permesso di guardarla quando si va ad allenare o quando fa qualche gara? No, veramente non è molto, non è molto contenta, dice che quella è la sua sfera privata e non dobbiamo entrare nella sua sfera privata, né noi né il fratello. Infatti adesso anche il fratello fa canoe, però in un'altra società. Vado, diciamo, a sbandierare questa cosa perché mi sento un po'. Mentre invece queste persone si sentono in dovere di dire che stanno male perché non hanno questo, perché non possono fare questo. Mentre invece comunque ci sono come me tanti altri bambini e ragazzi che sono come me, che magari si vede che siamo normali, quindi non dobbiamo andare a dire. Lo sappiamo noi cosa abbiamo, non dobbiamo andare a dirlo che stiamo male. Una cosa che abbiamo sempre fatto, gli abbiamo sempre detto che loro sono diversi, ma che tutti sono diversi. Non si dovevano sentire diversi perché erano diversi, ma erano diversi in mezzo ai diversi. Trattandosi anche di malattie rare, uno sente, mi sono sempre sentita come mio fratello, cioè tra tutti i bambini che conoscevamo, tutte le persone che conoscevamo, eravamo tipo noi così. Invece adesso ci sono un sacco di persone, raro perché non ha una cura, però comunque siamo in tanti. Cioè adesso a vederci oggi siamo tantissimi, non pensavo.
ripreso a fare una vita normale, nonostante lei abbia molta difficoltà a parlare di quello che vive. Sono sempre stata una persona molto attiva, mi piace tutto, mi piace fare un sacco di cose, quindi non ci vedo nessun impedimento, perché comunque credo di poter riuscire a fare tutto quello che voglio fare. Io vorrei fare la disegnatrice, però mi piace anche un sacco lo sport, quindi comunque a continuare a fare canoa, a viaggiare. Tra 10 anni, come ve li vedete tutti e due, sia Caterina che Pietro? Tra 10 anni? Noi abbiamo sempre la sensazione che poi, nonostante ci abbiamo detto che, non c'è, che i bambini andranno verso il trapianto del fegato e del rene, però noi abbiamo sempre la sensazione che la situazione è migliore, non possa che migliorare. Magari ci siano magari più farmaci a disposizione, più conoscenza. Non so, questa poi forse è una sensazione, però penso che arriveremo un momento, al punto in cui dovremo prendere delle decisioni. Dovremo prendere decisioni, però per adesso. È una malattia che porta purtroppo all'insufficienza renale cronica e terminale con una tempistica però diversa, molto più precoce per la forma recessiva e più lenta per la forma dominante. I pediatri sono sensibilizzati a cogliere anche i primi segni delle malattie renali, quindi non so, un bambino che beve molto, che quindi urina molto, una infezione urinaria che una volta nella vita possiamo avere tutti, ma se si ripete deve mettere in allarme, e anche un altro aspetto importante è la pressione arteriosa. Grazie dottore! Grazie dottore! Grazie dottore! Ci terrò a precisare, non saranno tanti. Se alla fine di tutto non è finito tutto, se vuoi farti amare, trova un modo per entrare e per ricominciare. Ci sono odori nuovi, più o meno familiari, colori di alberi in fiore, eppure sogno il mare. Ti dico grazie, un bacio. Grazie a te. Grazie Andrea. Ma tu hai filmato tutto, chi ti ha detto di farlo? Stavo chiacchierando con due amici.